Senti, a me sto giornaletto, il segno mi piace proprio, perché insomma è incisivo, è incisivo, io non lo so se sono schierati, non schierati, sparano ovunque. E poi c'è, lo sai che c'è di bello, no? Che non vedo su altri giornali locali, c'è poca pubblicità, ma perché non gli fanno pubblicità? Forse perché gli fanno i ricatti, che fai? Tu vai a fare pubblicità sul segno. Oh, 12 pubblicità ci stanno a sto numero. Beh, Stanno chiaro, giornali chiaro che ne portano 50, 60. calcolando che il segno, insomma, io non è che sempre vado d'accordo con la redazione del E vabbè, segno, ma mica si però vanno no, sempre per fare d'accordo. capire, però sistematicamente devo dire che il segno ha fatto delle denunce che molti avevano comunque accantonato. Questo per obiettività, anche per onestà intellettuale, va detto, no? Io qualche volta faccio qualche articolo, non mi hanno mai tolto la possibilità di scrivere sul loro giornale, nel senso che al di là dello scambio dialettico tra di noi c'è sempre stato un rispetto reciproco anche sulle idee. La dico adesso anche a tutti quanti, Andrea Sebastianelli, che fa un passaggio politico per far capire che a volte non siamo d'accordo su cose importanti. Si è schierato immediatamente per il sì al referendum, il sottoscritto è schierato per il no. Però non è che per questa cosa ci abbiamo lo scambio dialettico, Ah, però io comunque. pure, io voto sì, guarda. Io voto sì perché è il primo passo. Poi dopo ci sono tante cose da Io fare, voto no, però. nel senso che, però adesso sarebbe troppo lungo a spiegare, però mi ero anche in qualche modo organizzato da un punto di vista diciamo, informativo attraverso due giuristi, uno per il sì e uno per il no. Purtroppo il Covid non ci ha permesso, ci ha precluso questa opportunità, come ho fatto in altre occasioni, anche sull'altro referendum, ho organizzato un convegno, un giurista per il sì, un giurista per il no, per informare la gente e poi far decidere democraticamente col massimo della Certo, soggettività. certo, certo. Dicevi sul segno scrive delle cose che purtroppo sono state mascherate nel tempo, ma il segno non è da oggi che sta denunciando. Il segno è stato uno dei primi che ha denunciato l'abusivismo, uno dei primi che ha denunciato problemi della funicolare, è stato uno dei primi che ha denunciato le grandi contraddizioni del comune. Poi è stato quello che ha denunciato anche i salti di qua e di là al cambio di Ecco, casacca. io questo te lo dico perché qui ha scritto Sebastianelli, no? Burattini, burattinai e cittadini. E io ci avrei messo pure e candidati. Beh, io su questa cosa qua mi Eh no, perché i candidati, no? Qua poi dopo c'è tutta una cosa caruccia perché mette tutte le liste e poi ti dice prima stavo con Tizio, poi stavo con Caio, oggi stavo con quest'altro. Ma possibile non ci Beh, sta? questa cosa è vecchia, qua dovremmo un attimino tornare indietro nel tempo, come nel Medioevo, no? I famosi capitani di Ventura stanno di qua e di là per interessi a volte personali. Qui abbiamo trovato persone elette, anche lo stesso elettorato in qualche modo è stato, come dire, ingannato, perché tu io ti ho mandato al comune con un certo tipo di programma, con una certa Certo. sigla politica, e quando è capitato spesso che le giunte, come dire, oscillavano, stavano perdendo l'equilibrio, è come se la torre di Pisa al baricentro uscisse fuori, la torre all'immediato dovrebbe cadere, no? Questo che ha fatto il passaggio dall'altra parte o il passaggio e cambiando casacca. A quel punto si sono trovati anche qualche incarico superiore, hanno avuto evidentemente un incarico politico e questi incarichi politici sarebbero stati proprio il tornaconto per far cambio di casacca, ma questo succede un po' in senso generale. Nei paesi, poi non ne parliamo proprio, caro Angelo Cristofane, nei paesi la cosa col discorso che sono voti quasi campanilistici, è possibile tutto, è il contrario di tutto. Invece io penso che una persona che è onesta intellettualmente e politicamente, quando viene candidato non condivide più la linea, si deve dimettere, non è che passa dall'altra parte e salva le giunte. Che dici tu? E dico che c'è ragione, guarda. A Frascati però di eclatante ce l'abbiamo avuto solo una volta. Solo una volta, però poi col senno di poi, considerando i danni che ha fatto il commissario, che ha aumentato le tasse, il comune deve restituire ai cittadini, mi sembra 2 milioni e mezzo, una cosa del genere. Io dico che insomma, prima di far venire in commissario, però devo di solo una cosa, no? Io qui vedo che tutte liste civiche, se io levo la Lega, Forza Italia e la Meloni, no?
E l'altro è Elisa Pucci, tutte le liste civiche. Il Partito Democratico pure sta per conto proprio. Il candidato sindaco Andrea Croce è Roccaforte e il PD lo appoggia. Cioè, insomma, no, penso che il PD sia per conto suo e Roccaforte appoggia Croce. Mi sembra che questa correzione... C'è una lista sua, no? C'è una lista sua. La lista sua del PD, però. Fammi vedere. Mica si capisce qua. No, lui c'ha la lista del PD, poi c'è stato appoggio. Ecco qua, se andiamo adesso a vedere qua i candidati, vediamo. Tanto l'hanno messi tutti. Perché ha messi, vedi, che ci hanno... No, io penso, guarda, i contatti che ci ho avuto io sono rimasto, che c'era una lista del sindaco Croce e tre liste di accompagnamento, che lo appoggiavano. Quindi lui è PD a tutto tondo. Però guarda, io non mi vorrei sbagliare, non ci voglio insistere, ma mi sembra che... L'unico che... Quando io sono andato su ai campi d'Annibale, il simbolo era quello della lista civica. E poi era... Andrea Croce, Partito Democratico, candidato con il PD, poi sotto ci stavano delle due liste civiche, poi c'era Rocca di Papa, Sinistra Bene Comune, che l'appoggiava. C'era quella lista, diciamo, di sinistra con la quale ci abbiamo avuto noi questo contrasto rispetto al simbolo, tutta questa vicenda, insomma, del simbolo, che ci abbiamo avuto noi con i compagni dell'altra volta con i quali abbiamo fatto la lista. Veniamo ora alle coalizioni. Croce è supportato dall'apparato controllato dal trio del PD, composto da Ponzo, Boccia... lui ha fatto una... lui è sindaco del Partito Democratico candidato dal PD, poi c'è la lista di appoggio. Garantire, guarda. Quindi lui è PD. Lui è Partito Democratico fin dall'inizio, perché bisogna pure riconoscere Corea. Lui coerentemente è stato del Partito Democratico, come anche chi sta facendo la campagna elettorale, pure che è rimasta nel Partito Democratico e sostiene pure, come si chiama, la Marica Sciampicotti, non è mai uscita dal PD. Va bene. Mi sarò sbagliato. Te lo dico io, ci ho avuto io contatti, quindi a me la coerenza, poi non condivido quello che hanno fatto, non condivido il programma. E l'hai detto qui nell'intervista. Una lista del PD con altre liste di appoggio, questa è praticamente il dato proprio quello vero, nel senso che l'ho seguito per un periodo all'inizio, quindi non è che devo andare per interposta persona. Ci sarebbe un'altra cosa. Aspetta, cambiamo argomento.